Abbiamo chiesto ai bambini come vi sentite voi, normali o speciali, diversi o uguali, e alla fine si sa la risposta era diversi e speciali, ovviamente, perché tutti i bambini sono diversi e speciali poi in realtà. Parte dal tema della diversità, della positività di essere speciali, la capacità di integrare e accogliere la stagione teatrale dedicata a famiglie e bambini del comune di Bitonto, diretta dall'educatrice e artista Elisabetta Tonon in collaborazione con la libreria Amelin. Un'occasione dunque per grandi e piccini di vedere spettacoli che possano piacere a tutti grazie al linguaggio universale del teatro. Questo progetto artistico che ormai sto curando con l'aiuto della libreria Amelin, ovviamente col sostegno, insomma, per volontà del comune di Bitonto, è un progetto che proprio lavora sulla cultura e sulla che è un lavoro lento ed è un lavoro che si fa da un'età molto piccola. Per questo ogni anno scegliamo un tema, scegliamo gli spettacoli con molta cura, perché teniamo al fatto che ci sia tutto un lavoro che si fa sui bambini e sulle famiglie, quindi sono dei temi condivisi e loro riflettono insieme. Alla fine facciamo anche sempre un'intervista agli attori sui temi degli spettacoli. I bambini fanno tante domande, cioè il pubblico è diventato anche molto esigente e quando lo spettacolo non funziona o non va bene me lo vengono a dire, perché siamo riusciti ad educare il pubblico, una cosa che tutti dicono ma nessuno poi crede davvero di fare. Dopo il primo appuntamento il 7 gennaio scorso, i prossimi andranno in scena fino a marzo e ci sono già grandi progetti per l'estate e un'idea per l'anno prossimo. Abbiamo nel castello di Barba Blu il 2 febbraio, come il brutto anatroccolo il 9 febbraio, il 1 marzo il gatto con gli stivali e il 22 marzo il principe e il povero. Poi abbiamo fatto quest'anno questa sperimentazione di fare due letture animate nel foyer aspettando il teatro, che sono andate molto bene e sono piaciute molto anche un target di bambini un po' più piccino, quindi vediamo se l'anno prossimo io vorrei fare proprio una stagione nel foyer, la lancio qui così mi sentono un po' tutti, vorrei fare una stagione nel foyer di letture animate, un giardino d'inverno, e poi quest'anno cercheremo di far ripartire il giardino dei gelsi che è stato chiuso per ristrutturazione, però ho visto che questa cosa funziona molto, cioè il fatto proprio di coinvolgere i bambini nel teatro e nelle letture animate, insomma dobbiamo fare cultura.